Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertetevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andarono un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Lasciate le reti, lo seguirono. Sarà andata proprio così, forse, chissà. E forse, probabilmente, se riusciremo a cogliere la provocazione che ci viene fatta dal Vangelo di oggi, ma dall'intera parola di Dio che abbiamo ascoltato, capiremo meglio. Soprattutto perché, ancora una volta, io mi sento in profonda difficoltà rispetto a questo avverbio, un solo avverbio, che racconta di chi, avendo seguito, avendo ascoltato l'invito del Maestro, lascia tutto e seguimi, subito lo ha seguito. Perché nella vita non è così, perché nella mia non è stato così. E molto spesso, tante volte ho promesso e tante volte sono venuto meno. E poi il racconto che da qui in poi nel Vangelo di Marco ci sarà degli apostoli, compagni di Gesù che in questo momento sono stati scelti, ci dice che quel subito più volte è stato tradito, perché lo hanno seguito a tratti in maniera differente, qualche volta hanno arretrato, qualche volta c'è stato perfino che gli è andato contro. Allora proviamo a capire. Sono tre le parole di riferimento di questa domenica, tre parole che, se le riusciamo a cogliere insieme e a farne un motivo della nostra riflessione e soprattutto una lettura che possa in qualche maniera giudicare il nostro modo credente, ci può aiutare. Questa domenica può diventare fruttuosa in ragione di tutto il percorso che faremo con Marco, l'evangelista di quest'anno, che leggeremo per tutto l'avvenire delle prossime domeniche. Le tre parole sono tempo, conversione e sequela. Le tre parole che abbiamo ascoltato. Prima parola, quella del tempo. Il tempo è breve, il tempo concesso, il tempo è compiuto. Abbiamo sentito sia nel libro del profeta Giona, sia nel Vangelo, nella lettera di Paolo ai Corinzi, sia nel Vangelo di Marco, questa parola tempo. E io sono convinto che una brevissima riflessione su questa parola ci permetterà di comprendere quanto diversa è la concezione dal tempo credente, dallo spazio che mi è concesso da Dio, dal tempo umano. Indipendentemente dal fatto che già ne abbiamo parlato, è giusto ripeterlo, c'è una differenza profonda dalla nostra cognizione di tempo, tra il nostro modo di intendere il tempo, che a mio modo di vedere è riduttivo e fondamentalmente sbagliato rispetto al giudizio che diamo alla vita, e il tempo così come Dio lo guarda, lo vede in relazione con noi. Per noi il tempo fondamentalmente è durata, è cronologia. Tant'è vero che noi parliamo sempre in qualche maniera di tempo cronologico. Contiamo la vita, la misuriamo,
gli diamo un valore, stranamente, diciamo che una vita vale se è vissuta a lungo, cioè la quantità del tempo è un valore in sé. Un uomo che ha vissuto 100 anni, 110 anni, è stato benedetto perché ha avuto una vita lunga. Questo sicuramente va bene concepire. Il problema è che dal punto di vista credente la quantità non è il luogo originante un significato, un'interpretazione giusta, perché il tempo non è una quantità, è una qualità. Certo, dal punto di vista umano è una misura, per cui tu ti giudichi nelle ore, nei minuti, nei mesi, negli anni, ma davvero è così? La pienezza di un tempo è data dalla quantità? Così che uno che è campato 20 anni ha meno dignità di uno che ha campato 110 anni. Ed è questo il giudizio che in qualche maniera debba ancora reggersi in un contesto in cui, anche dal punto di vista interpretativo, riduce il tempo a misura. Perdere tempo, perso il tempo, tempo che c'è, tempo che passa, piuttosto che invece nella qualità, nello spazio. Per la Sacra Scrittura il tempo non è cronologico, lo è nei fatti. Il tempo è cairologico, è salvifico, è un'opportunità che ti è data, breve o lunga che sia. È un'opportunità, la tua, che non può essere misurata con il parametro della massa. Non c'è un tempo che è confrontabile agli altri, è il tuo tempo, è la tua opportunità. E ognuno ha la propria, come una primula ha il suo tempo e una quercia ha il suo. E certamente non può essere confrontata la bellezza di una primula con quella di una quercia. Hanno due bellezze diverse e probabilmente la primula non farebbe mai a cambio, benché la secolarità della quercia con il suo tempo. Ed è per questo che quello spazio si chiama spazio salvifico. Ecco perché il Signore dice il tempo è compiuto, ecco perché ti dice vivi il tuo tempo, ecco perché il tempo è un'opportunità e ognuno ha la propria opportunità, il proprio spazio per dare senso alla propria vita. La seconda parola, conversione. Qui noi preti abbiamo commesso un errore madornale, noi ne abbiamo fatto parecchi nella storia, qualcosa di buono abbiamo fatto, ma un sacco di errori ne abbiamo fatti. Uno dei primi è quello di far percepire la conversione come una tensione etica, morale. Cioè, fondamentalmente, mi raccomando, non siete delle brave persone, diventate delle brave persone. Ma voi veramente pensate che Gesù, venendo nel mondo, quando dice convertitevi, e poi aggiunge una cosa che non è seconda rispetto alla conversione, credete al Vangelo, che significa una buona notizia, significa provate ad essere uomini felici della felicità nel contesto e nella possibilità che vi è data, in quella qualità di tempo che avete concesso. Volete davvero che sia venuto nel mondo per dire agli uomini che devono essere delle brave persone? Ma voi veramente pensate che il Figlio di Dio si doveva incarnare per dire agli uomini di essere più buoni? Aveva bisogno di morire in croce per dire agli uomini che dovevano essere più buoni? Ma bastava un grande filosofo, bastava chi prima di lui ha comunque detto che la gente è preferibile che sia buona piuttosto che cattiva. Mi pare così assurdo pensare che il sacrificio del Figlio di Dio sia in ragione di un percorso morale, etico. Salvezza significa non come mi devo comportare, quello può dire anche mio padre, me lo può dire anche la legge dello Stato, ma qual è la direzione della mia vita? Qual è il senso? Perché campo? Perché vivo? E perché muoio? A queste risposte posso soltanto rispondere se qualcuno mi svela il mistero. Ed è per questo che nel Salmo ho detto mostrami la tua via. Perché quella via che mi converte dalle vie degli uomini, se io sto su una strada in questo contesto, in questo tempo che mi è dato, sto su una strada e questa strada è una strada che non porta alla meta che sto desiderando, io posso correre con qualsiasi velocità e andare a qualsiasi velocità, non ci arrivo mai.
Se uno ha incontrato Cristo nella sua vita, può avere passo diverso, può cadere, può alzarsi, può essere in piedi, può camminare a tentoni, ma arriva e la meta è Lui. Se io ho una meta nella mia vita, do senso e direzione alla mia esistenza, questa esistenza ha valore di essere vissuto. Il vero grosso dramma della nostra vita non è la quantità della vita, è non sapere dove stiamo andando, non sapere qual è la nostra direzione, qual è la nostra meta, non avere uno scopo, un senso. Perché se tu hai un senso alla tua vita e lo dai questo senso, e questo senso si chiama Gesù, la sua parola, beh, allora è allora straordinario. Gioia, dolore, salute, malattie, buone, cattive sorti, anche quelle difficoltà hanno un significato. Ha un significato perfino la morte, anche se la morte è irricevibile il più delle volte, ma ha un significato. Perché con la morte la vita non è tolta ma è trasformata, ma devi dare un senso alla tua vita. Senza di Lui dove andremo? Senza di Lui che cosa sapremo? Ed è per questo che la terza parola di oggi è seguimi. Beh, è giusto, no? Mostrami la tua via e Lui gli dice vieni dietro di me e la troverai questa strada. Vieni. Vuoi seguirmi? Se tu hai nel tuo tempo la voglia di cambiare direzione, segui dietro di me. Passo dopo passo imparerai la vita dalla vita stessa, avendo negli occhi il mio progetto. E chiudiamo con il fatto che però stare dietro di lui non è semplicissimo. Al di là del fatto che il testo di Marco dice che questi subito al suo invito si alzarono e andarono dietro di lui, la vita è diversa, non è così, è una proposta. Poi sembrerebbe un po' mitico, no? Il fatto che questi subito lasciano tutto e se ne vanno. In realtà, ve l'ho detto altre volte, ma dobbiamo ripeterlo, questo avverbio è un avverbio aperto a varie interpretazioni, questo subito. Non è chiuso soltanto nell'avverbio di tempo. Siccome vi ho detto precedentemente che il tempo non è soltanto cronologico, ma è un tempo di qualità, anch'io vorrei tradurre questo subito in un luogo di qualità piuttosto, di atteggiamento piuttosto che di tempo. Tempo significa risposero con immediatezza, risposero correndo, perché il verbo che sorregge l'avverbio in greco eu è teo, eutius dice il testo, che significa ben correndo. Loro risposero come facendo una corsa. E allora se io lo rendo come avverbio di tempo, loro hanno risposto subito, va bene. Ma il Rocci, vero professoressa Carmen, dice che ci sono altre interpretazioni, per cui il verbo teo significa correre, va bene, ma gareggiare, e chi gareggia non è detto che vinca, e chi gareggia partecipa, ci prova. Per cui se non è soltanto tempo cronologico ma è tempo salvifico, io potrei tradurre quel subito: ed essi si misero a seguirlo mettendosi in gioco, provandoci. Mi piace più assai, mi piace molto di più, perché inquadra molto di più la mia condizione. Lui mi chiama a indirizzare la propria vita al suo passo, io che non tengo il suo passo ci provo, tra cadute e risalite, tra sì e no, e mi metto dietro di lui. La cosa più importante è cominciare a dire sì, il resto lo farà lui. Proviamoci. Credo in